tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Sumerico, oggi vi mostrerò la mia postazione da gaming da 700 euro. Lui è Fabio, editerà e mi aiuterà con i prossimi video. Bella ragazzi! E oggi mostreremo la mia postazione. Ecco, ragazzi, ora vi mostro la mia postazione più i componenti e il loro singolo costo per chi fosse interessato a comprarli. Partiamo subito con il mouse. È un mouse della Triton, costa circa 50 euro, l'ultimo al GameStop lo trovo in offerta a 25. Poi, ovviamente con filo USB, poi la tastiera costa 60, ma sempre in offerta 30 al GameStop. Il monitor costa 250, eccolo qui, fammelo vedere. Poi c'è la Play, che tutti, vabbè, penso che la maggior parte che già abbiano, costa 300, e due joystick 50-50, un totale di 700 euro. Questa postazione l'ho fatta, anche se mi manca ancora il tappetino, quello là, con il LED che mi deve arrivare, al posto di questo qui, deve arrivare quello là con il LED lungo anche per la tastiera, e poi mi deve arrivare le nuove cuffie. Poi ragazzi, come riserve ho anche questa mini tastierina da gaming, circa 35 euro. Poi come altre riserve ho questo qua, sono gli scatoli del mouse, ma dentro ho esattamente un mouse, esattamente adesso che vi farò vedere, cioè questo qui che costa circa 20 euro della Trust, con il filo, 20 tasti laterali per chi fosse interessato. E poi come tastiera dentro c'è una tastiera che adesso vi faremo vedere. Sempre la riserva. Ecco la tastiera della Forza, se fosse interessato, sempre su Amazon. Aspettate, adesso riesco a tirarla fuori. Sempre con i LED, come il mouse. Per chi fosse interessato a comprare questi due componenti, la tastiera la trovate a 40 euro, insieme ovviamente anche al mouse e alle cuffie, e anche a un controller della Xbox. Però volete anche non avere il controller, pagare meno. Poi il mouse, questa è la pasta, lo trovate in qualunque negozio per prezzo di 20 euro, molto tranquillo. E adesso facciamo un altro e vi diremo, vogliamo solamente sapere il vostro parere nei commenti di questa postazione. Che Fabio fa vedere bene il mouse, eccolo lì. E poi è una postazione di tutto rispetto, anche se manca ancora circa due cose, cioè come vi ho detto il tappetino da gaming manca e mancano le cuffie. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ecco qua Fabio che nel dubbio vi fa vedere i LED della tastiera, poi vedete il mouse, fa LED di tanti colori insieme, è anche carino. Adesso, ciao ragazzi, allora ragazzi, eccoci qua alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto, lasciateci almeno 10 like per l'impegno che ci stiamo mettendo qui a dire tutto. Se volete un nuovo video in cui proveremo a giocare a qualche gioco che volete voi, la mossa e tastiera insieme a Fabio, qualunque gioco, noi siamo disponibili su questi giochi qui. Più o meno Fortnite, un po' di meno, però vabbè, abbiamo Fall Guys, Warzone, abbiamo GTA, abbiamo parecchi giochi che possiamo fare, poi porteremo anche video insieme sempre nella stessa casa. Poi possiamo anche scaricare giochi per giocare con voi, consigliateci nei commenti, anzi vorremmo anche un nuovo gioco perché sono sempre gli stessi. E dunque ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella!